Celebriamo oggi la domenica che segue la festa del martirio di Giovanni il Battista e così il Vangelo che abbiamo ascoltato ci racconta della reazione di Gesù a questo arresto, che non è un pavido, sappiamo bene, Gesù non è uno timoroso, eppure sa che non è ancora giunta la sua ora di morire, sta iniziando ora il suo ministero pubblico, ha tanto da dire, tanto da mostrare, ha ancora la missione che gli ha dato il Padre da compiere, quella di mostrare con le parole e con i miracoli, con i prodigi, che il regno di Dio è già presente in mezzo a noi. E così Gesù si ritira, dice il Vangelo, in Galilea, a nord, nella zona dove lui era cresciuto, nella zona vicina a Cafarnao. Lui, sua mamma Maria, abitava a Nazareth e questa zona era una zona abbastanza periferica rispetto alla capitale Gerusalemme, che si trovava a sud, si trovava nel terreno di Giuda, territorio di Giuda. Ma Gesù non si ritira in Galilea per nascondersi, anzi per iniziare la sua predicazione. E guarda caso la comincia proprio con le stesse parole di Giovanni Battista: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Gesù ci mostra che la sua predicazione non è in rottura con la storia di Israele, del popolo, ma la continua. E quello da cui riparte è proprio la necessità di fare verità nella nostra vita. La conversione è questo movimento del cuore che rinuncia al male, rinuncia alla menzogna, rinuncia alla mediocrità, rinuncia alla doppiezza della vita, per essere invece limpido, per scegliere di annunciare prima di tutto a se stessi la verità. Ed è quello che nella storia di Israele anche il popolo spesso ha rifiutato. Abbiamo sentito questa pagina bellissima del profeta Isaia, Dio che attraverso il suo profeta dice al popolo: ma non vi rendete conto che preferite la menzogna, preferite i falsi profeti, preferite far tacere i profeti, far tacere i veggenti, pur di non ascoltare quella parola di Dio che come un pungolo vi tocca in profondità, perché vi fa capire che non state vivendo una vita autentica, vi fa capire che state trasgredendo la legge dell'amore, la legge di Dio, la legge del vivere insieme. Preferite i falsi profeti che vi dicono che va tutto bene, preferite i falsi annunciatori di felicità a basso prezzo, preferite coloro che fanno grosse promesse infondate rispetto alla legge di Dio. Forse in un periodo di campagna elettorale questa parola ci risuona in maniera particolarmente potente alla luce di quello che si sente in maniera abbastanza stravagante in questo periodo. Ma questo vale sempre. Quante volte nella nostra vita preferiamo quelle scorciatoie di felicità che però in realtà alla lunga si dimostrano fallaci. Il profeta lo sa bene. Come fare a uscirne? Conoscerete tutti la storia, la fiaba di Andersen, quella dei vestiti del re. Racconta di questi due imbroglioni che un giorno arrivano alla corte del re, di questo grande sovrano, che era un re che amava farsi vedere vestito sempre con ricami preziosi, con vestiti importanti, farsi apprezzare. Si dice che ogni giorno si cambiava più e più abiti e non metteva mai due volte lo stesso abito. Un giorno arrivano questi due imbroglioni alla sua corte, che dicono di essere dei grandi maestri tessitori, che fanno dei vestiti speciali con un tessuto che risulta invisibile agli stupidi e a coloro che non sono all'altezza del proprio incarico. E così il re decide di commissionare a loro questo abito. Ma questi due imbroglioni, questi due truffatori, si fanno portare sete, pietre preziose, denaro, e iniziano a tessere il nulla, l'aria, fanno finta di tessere un vestito. E quando il re manda il suo primo consigliere a controllare come stanno andando i lavori, il consigliere arriva nella sala dove c'è il telaio e lo vede vuoto e si impaurisce. Dice: sarò stupido? Sarò inadatto al mio incarico? Meglio far finta di niente, meglio dire che è bellissimo quello che stanno producendo, il vestito che stanno tessendo. E così ascolta quello che questi truffatori gli dicono e conferma: sì sì, si vedono i colori meravigliosi, si vedono i disegni preziosissimi.
e torna dal re dicendogli: guarda, sta venendo un lavoro meraviglioso. E quando anche il secondo consigliere va a vedere l'andamento dei lavori, succede la stessa cosa, finché arriva il giorno in cui i due imbroglioni arrivano dal re e gli fanno vedere questo vestito che non esiste. E il re prova la stessa sensazione: sarò stupido? Sarò inadatto al mio incarico? Meglio far finta di niente, meglio coprire questa sensazione di inadeguatezza con la menzogna, con la bugia. E allora anche lui inizia a dire: bellissimo questo vestito, nulla di più bello è mai stato tessuto. E questi due truffatori, riempiti di soldi, riempiti di onorificenze, fanno finta di farglielo indossare, prima i pantaloni, poi la camicia, poi la giacca e poi il lungo mantello con lo strascico, e si avvia la processione per il paese per far vedere a tutti questo vestito, che dietro di lui ci sono i paggetti che sorreggono uno strascico che in realtà non esiste, un mantello che in realtà non c'è. E durante la camminata, in cui tutti iniziano ad annuire per dire quanto è bello questo vestito che nessuno riesce a vedere, a un certo punto un bambino dalla folla urla: ma il re è nudo! E pian piano gli altri bambini fanno eco a questo qua: è vero, il re è nudo! E gli adulti che sono lì intorno ai bambini sentono questa voce e, rincuorati dalla voce dell'innocenza di coloro che non possono essere stupidi e non hanno ancora un incarico al quale risultare inadeguati, fanno anche loro coro: il re è nudo. Ma il re, non potendo correre a casa, facendo finta di niente, continua la sua processione nudo. Ecco, il re è nudo quando si ricopre di menzogne. Il nostro cuore e la nostra vita sono nudi quando non accogliamo la verità, quando la rivestiamo solo di bugie, di verità a basso prezzo, di felicità fatue. Il popolo, dice il profeta Isaia, è nudo se si circonda di falsi veggenti e di falsi profeti. Se invece ci rivestiamo dell'amore di Dio, della sua parola, dell'ascolto della sua volontà, ecco che allora la vita cambia. Questa è la conversione di cui ci parla oggi Gesù nel Vangelo. Convertitevi, il regno di Dio è vicino, rivestitevi di questa novità, di questo annuncio di novità. All'inizio di un anno, che potrebbe iniziare come tutti gli anni, il Signore ci dice: rivestiti di qualcosa di nuovo. E io vi invito in questa settimana a ripetere queste parole di Isaia, le ultime che abbiamo ascoltato nella prima lettura, così belle, così sagge. Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza. Nell'abbandono confidente sta la vostra forza. Il Signore ci doni di cercare salvezza nel cuore che si converte a Lui, che si riveste di verità, che si riveste di perdono, che si riveste di amore. Il Signore ci doni di trovare salvezza nella calma, in una vita che non deve per forza eliminare gli altri per trovare gioia, ma anzi trova nei fratelli un compagno, un collaboratore alla costruzione della nostra gioia. Il Signore ci doni di essere forti nel nostro abbandonarci confidenti al suo amore.